a inizio Stelle Nascenti, una rubrica musicale dedicata ai nuovi talenti. Stelle Nascenti, il programma che promuove i giovani talenti come Luca. Oggi siamo con Luca. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Membro del gruppo musicale Crazy Party, what a name. Sì, già il nome è tutto un programma. Esatto, già il nome la dice lunga, no? Come si dice. Raccontaci un po' di voi, ecco. Allora, siamo una band nata nel marzo del 2021, siamo una costola di un progetto che univa 30 musicisti della nostra regione che si sono uniti nella post pandemia per aiutare i live club in difficoltà per i 2 anni di chiusura. Niente, questo progetto è continuato con i live, non più per beneficenza ai live club, ma tutte le associazioni di benefiche. Niente, ci siamo conosciuti lì, noi eravamo tutti musicisti in altre band, e ci è venuta voglia di fare un progetto di hard rock proprio in stile 70-80, quindi per tornare dopo questi 2 anni cupi al divertimento di un live semplice, leggero, tra virgolette leggero, perché le tematiche di cui parliamo principalmente è l'amore. E non è leggero, però meno ossessivo, meno qualcosa di veramente che facesse dimenticare quei 2 anni alla gente, e diciamo che stiamo riuscendo, vai. Quello che è interessante è che tutti voi arrivate da band diverse, quindi da stili musicali diversi, presumo. Assolutamente. Allora, fai conto che io oltre che essere il cantante sono un vocal coach, principalmente ho sempre cantato rock, facevo parte anche di tutto, e quindi la batterista, la nostra Sara, è una batterista jazz. Alessandro Ledda, che è un bassista ma anche un cantante prettamente metal. La chitarrista invece suona in un tributo di AC/DC, uno dei tributi più grandi in Italia, di Riff Raff, Giorgio Marras. Federico Piglia, come me, è un fan fregatato dei Queen, quindi ci siamo trovati a, diciamo, questo punto d'incontro, questo hard rock che ha molte reminiscenze di questi gruppi che ti ho detto. Cos'è Crazy Party in Town? Crazy Party in Town è il primo singolo. Abbiamo fatto uscire 4 singoli che sono tutti sulle piattaforme, da Spotify, Apple Music e Amazon Music. Crazy Party in Town è l'incipit di tutto, perché praticamente quando io ho scritto quel testo parlavo di questo protagonista che con la sua moto arriva in un locale con tutti i suoi problemi, e all'improvviso in questo locale parte una festa pazzesca. Da lì c'è venuto anche il nome della band, Crazy Party. Quindi questo discorso poi si unisce al secondo brano, She Calls Me. Praticamente una ragazza che incontra in questa festa sarà la protagonista del secondo singolo, She Calls Me. Nel terzo singolo, con questa ragazza che è conosciuta alla festa, faranno un viaggio verso la loro destinazione, diciamo la loro terra promessa, e in Love Will Scream arriveranno alla destinazione del loro viaggio. Quindi una storia o un viaggio in 4 tappe? Sì, 4, per il momento sono 4, perché mi stanno venendo a mo' di sceneggiatura di una serie di Netflix, quindi... Bene, è a dir poco interessante, perché ci sono più stili in uno. Si possono sentire tutte, dai cori, perché io adoro i Queen, quindi per forza di cose i nostri brani sono colmi di armonizzazioni vocali, cori con 16 sovraincisioni, insomma, qualcosa, certo, di abbastanza importante, dai. I vostri progetti a breve e medio termine? Allora, stiamo terminando appunto l'album, che vedrà la luce a settembre. Faremo uscire altri singoli, come stiamo facendo adesso. Ogni mese e mezzo facciamo uscire un singolo, per poi lasciarne 3 inediti da mettere nel disco fisico di settembre. E niente, poi da lì si partirà con la promozione vera e propria, con il tour e altro. Cosa ti senti di dire ai ragazzi giovani che vorrebbero buttarsi, ecco, per dire così, ma non hanno abbastanza coraggio? Io li invito a non smettere mai di sognare. Noi ne siamo l'esempio lampante, perché se il sogno è il sale della vita. Senza avere un obiettivo, soprattutto in ambito musicale, è difficile, ma allo stesso tempo è talmente gratificante che ne vale la pena. Quindi, e soprattutto ragazzi, mettetevi a studiare musica. Parlo poi per i cantanti, che con questo autotune la gente si sta perdendo un po', di rispolverare il vecchio sano insegnante di canto. Secondo te è difficile per i giovani di oggi lavorare, inserirsi, no, all'interno di una realtà, ecco, musicale? Sì e no, nel senso che nonostante sia un periodo dove c'è talmente tanto
moltissima carne al fuoco, ma allo stesso tempo c'è molta possibilità di farsi sentire. E se qualcuno ha un brano, un'idea di musica interessante, alla lunga pace. Bene, che brano abbiamo preparato oggi? Abbiamo il quarto singolo, Love Will Scream, che è appunto la fine del viaggio di cui ti ho raccontato prima. È un brano rock molto da ascoltare, come dico sempre, in una strada a lungomare con una bella decapotabile. Ce l'abbiamo, usiamo quello che c'è. Ecco, basta che ci sia Love Will Scream, sì, giusto? Assolutamente, va benissimo anche la, un bel panorama montano. Bene, anche la bici, va bene. Va bene, allora non ci resta che dare spazio al tuo brano. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ti auguro tutto il bene del mondo e alla prossima. Grazie mille, gentilissimi. The bottle of freedom that's building at your house. Tell me, is it true? You and me.
Avete ascoltato Stelle Nascenti, una rubrica musicale dedicata ai nuovi talenti.